L'anime non canonico Super Dragon Ball Heroes pare stia per spingere Vegeta verso nuovi orizzonti. Trovandosi improvvisamente in un luogo apparentemente sconosciuto e circondato da numerosi avversari, il principe dei Saiyan è pronto ad alzare la posta in gioco con una nuova spaventosa trasformazione. Super Dragon Ball Heroes si è da poco addentrato in un nuovo arco narrativo che ha portato Goku e Vegeta nel misterioso universo parallelo di Fu. Mentre Goku si è risvegliato su una versione alternativa del pianeta Terra, dove ha affrontato, tra gli altri, Golden Freezer e Golden Cooler, il principe dei Saiyan si è ritrovato su un mondo che pensava di non vedere mai più, il suo pianeta natale. Sul pianeta Vegeta, però, non è solo. A far compagnia al principe ci sono altri due Saiyan, Tarlers e Kamba. Trovandosi in una situazione d'imparità numerica, Vegeta potrebbe tirare fuori tutto il suo orgoglio e trasformarsi per sopravvivere. Dalla sinossi del prossimo episodio, pare proprio che Vegeta supererà il Super Saiyan Blue Evolution e si trasformerà ulteriormente. L'anime promozionale lo porterà verso l'Ultra Istinto o verso il controllo della Kai. Sebbene molto probabilmente questa trasformazione non debutterà mai nel corso dell'opera principale, Vegeta sta per superare il Super Saiyan Blue Evolution nel nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes. Ma qual è la nuova forma del principe dei Saiyan e cosa lo porterà a oltrepassare il suo limite? L'immagine in questione ritrae il nuovo antagonista principale, ovvero il redivivo Black Goku, incontrato nella serie Dragon Ball Super, mentre in primo piano troviamo Goku, con l'indistinguibile design dell'Ultra Istinto, e Vegeta, che nonostante sia trasformato in Super Saiyan Blue, presenta un'aura in parte nera. Non è stato specificato alcun nome riguardo questa nuova forma assunta dal principe, ma stando a quanto emerso finora sembrerebbe che l'intenso scontro con Tarlers e anche con Kamba abbia in qualche modo corroso lo stesso Vegeta, seppure in modo apparentemente diverso da quanto visto nella serie Z, dove il Saiyan ha consapevolmente deciso di farsi possedere dal mago Babidi. In attesa della sua imminente battaglia con Vegeta, un'immagine promozionale ha svelato il nuovo aspetto di Tarlers, che sembra ora essere in grado di trasformarsi in un Super Saiyan di terzo livello. Il look, però, potrebbe essere ingannevole. Stando alla biografia, Turles si sarebbe lasciato dominare dall'aura del Saiyan malvagio. Forse questa forma di Tarlers potrebbe essere una sorta di Super Saiyan 3 corrotto.